accendere la sera. Quest'oggi, grazie ai sacerdoti della parrocchia del Crocifisso, Don Renato e Don Eugenio, abbiamo avuto modo di incontrare tanti giovani qui impegnati nell'ambito del catechismo per fare due chiacchiere su quello che è il servizio di pronto intervento dell'Arma dei Carabinieri. Un servizio delicato, complicato, che vede i militari dell'Arma impegnati quotidianamente per cercare di dare sempre una risposta concreta e professionale alle varie esigenze di legalità prospettate alla cittadinanza. Uomini e donne che, a seguito di chiamata al 112, cercano in tutti i modi di raggiungere il prima possibile l'obiettivo, il pericolo segnalato, e cercare sempre di dare una risposta ai cittadini. Il servizio di pronto intervento è semplice quanto complesso. Parte tutto dalla chiamata al numero unico di emergenza 112, allorquando il cittadino riceve purtroppo una brutta sorpresa in casa o si imbatte in una problematica, o anche, e questa è la cosa importante, il messaggio da lasciare, quando vede qualcosa che non va, contatta il numero di emergenza 112. Risponde una centrale operativa in cui ci sono dei carabinieri addestrati per gestire nell'immediatezza l'emergenza. Si avvia quindi la macchina dell'Arma dei Carabinieri. Nucleo radiomobile, quindi il personale che tradizionalmente indossa gli stivaloni, si precipita sul luogo dei fatti cercando sempre di fare il primo intervento, che spesso è risolutivo, che ci consente di risolvere il problema del cittadino, di bloccare l'autore del reato o comunque di dare soddisfazione a chi richiede l'intervento. Insieme al nucleo radiomobile subentra poi il personale delle stazioni carabinieri, circa 5.000 in tutta Italia, una presenza capillare, una presenza concreta che ha come principale scopo quello di garantire sempre la massima vicinanza al cittadino. Abbiamo voluto incontrare giovani e giovanissimi perché sono loro il futuro del nostro paese, e quindi lasciargli un messaggio semplice però allo stesso modo profondo, ossia quello di rispettare sempre le regole. Impegnatevi sempre, basate il vostro quotidiano, il vostro agire quotidiano sui valori che i vostri genitori vi hanno tramandato, sulla lealtà, sull'impegno, anche sul sacrificio, perché ogni tanto il privarsi di qualcosa per aiutare un amico, per aiutare una persona in difficoltà è fondamentale. Siete giovani, siete giovanissimi, passate le giornate a divertirvi, già da là è importante rispettare le regole, dalle piccole cose. Giocate a calcetto con gli amici, giocate a nascondino, giocate a nuovi giochi, videogames e quant'altro. Già da là è importante che voi sappiate rispettare le regole basilari di convivenza. Già il vostro buonsenso, la vostra educazione che acquisite a casa, che acquisite frequentando la parrocchia, che acquisite grazie alla scuola, già quelli sono fondamentali. Se riuscite a porre in essere questi piccoli fondamenti, basando il vostro agire su questi valori, sarete sicuramente degli ottimi cittadini. La Chiesa e la fede può aiutare, ragazzi. La fede vi dà la forza anche nei momenti di difficoltà di trovare quel qualcosina in più per affrontare la difficoltà. Quindi nel momento in cui voi ce la mettete tutta, cercate sempre di risolvere un problema, ma siete scoraggiati, in quel momento la fede, una buona mano dall'alto, sicuramente vi darà la forza di andare avanti.